Madrid, che non becchi bar di questo e che la poggio fammi scendere, trinco. Perdona, ma questa è la parola per te, e che ha proprio tutta la mista, a me non è, che ha avuto una ragione che è un euro. Capro. Ma dai, tu perché sei tutto scafa che era me? Da curbo cross, tranzi sposto, in bo e in me. Ma non mai so viene un bello principe azzurro da mezzo alla cate un po' fe. Con getta va a fare che te ne chiù. Ehi. Dove? C'è una nana non può guagnare, marito. Ianzi, sa cresciti in la cosano. Sa pomo come la pensa. Ciò. Sop sparagne. Cido. Ia fatgata. Cido, tu a chiamare l'ave, te. Non posso vedere. Ora è troppo fortunato! E la sera troppo! Quando la buonanno da te, io faccio bruno e appartiene un bavolotto, non usti? Ora non si può mai per me da che testa non fosse bene! L'andrei per scala! Sì! Poi... A come sei a scuola un lotto? I dati non ci sono un sapo, che non è ronzco chi c'è! A piccola volta mi si sono da parte! E non si faccio spangheni! Sì! Sava che è tutto rosso! Sava che è tutto scala! Sava che tutto l'abbiamo caro! Beh! Sì! Poi, di anni dritti, la saprà così? O proprio, perché si faccia per un bangone? Io non la so, perché in bruno lavoriamo di tata, e mi faccio i rupi che mi bruciamo, Quando non ci viene a vengere, non terne, e se la fa. Vengere, non te terne, e se la fa. Bordi, e a sé a fortunare, e mosso solo la mano, e mosso solo la torre, e mosso solo la sola, un freud, un canard, un pepo, un cugino, un uomo, la nonna. L'ho fatto un brutto qua, gamba salita. E appena metto la coppia, sa poco su, a che mezza se ne è, e a che mezza un telegiornale, a che mezza. Ma a te, ci ho te ne frai. Quando sta che guagniamo, mi ha fatto noi. Ah. Ecco, ci si sposta a stellone, eh? Io avevo benefici per te. Ah. Per lo sparagno, sì. Padre fa lo signor tutti i dei, si capo su l'una. Ma io, la figlia. Ma perché va bene già fuori? Ma per avere io l'imbiago delle quita. E poi dopo che si piglia fin la sonicchia. Già, lavato un giorno, la stelice. Ciò se la mangia la freschina, se la mangia. Non si dite che curia fortunata a sé. Io mi sopra un sacco di numero ogni settimana. E sette carte di cinema alla lei. E passano tutti a palasca, per tre vedi nero. Dato la vade! Mi sono via tu con la tarma, mi sono via la cervicola. Niente, non riesce a vengere, ma anche mezza lì, non è vero. Se ci vai, Ferdinà, io la mi. Perché Maria ci vengi, te vi qui sotto fai scumata. Non voglio te nave. Ah, sì. Ma io a figli, non la dai. La dai co a figli. E io voglio dare a tutti i due. Sì, vieni lì. Ma voi state dalla biebra, pensavo un minuto, voi state dalla biebra. No! L'estrazione! L'estrazione! E mi dice, ma ce l'ho, ma si è fatto squepe, mi si dica chi sono numero se io, no, si fa. Chi sono ma squepe, tre se mo? Ma che se l'ha qua? Ma c'è con la zucca in te? Che se l'ha qua? Questa è la prum della seconda tribù. E guardate, non so. No, tre, ma io poi danno. No, tre. Ma si dica ciù l'acqua. Sì, ma si dica fino a ciù l'acqua, che sa scuola. Beh. Ma io, don Verdina, mica sta chi dal nulla. Queste sono probabilità, non certezza. Sai quale è la certezza? Dai, io ti pelaco, ma te la spazio mezzo in te. Ma che era per farci, perché è per festata. Finalmente. Ah! Epi. Lascia mancare, a mamma. No, lascia mancare meglio, ti vanno un campo santo. Ti vanno un campo santo. Ti vanno un campo santo.
Madonna, ma ai tardi mi sento male. Ai tardi mi vengo in bar. Molli la dana. Ho giocato che numeri all'otto, 25, 60 e 38, ti ho giocati convinto perché usciranno tutti e tre. Ho fatto un sogno tanto tanto bello, c'era un castello sotto il cielo. Madonna, ma che sorpresa, ogni non in luce! La stecca in perch! Margherita! Scusa! Sono... Bianca, andiamo con chi sei stata con la cugina! Tante sfigarcane, mo' propsa tra si tinda a farle più presto! Ciao, allora fai! Sì! Hanno scelto a chiamare, sta matto in su! Donna con Jeff, ma di, scappa la parrocchia, dove è Don Raffaele, dove non do, quanti su! Come a Carmen! Donna, non c'è più un bacio, da sabato passò, so si duca, non si sento il cavrò, la scuola alla male, milioni sul mulo, sol sul mulo, se sul mulo, a duce registro, come a Carmen, non c'è la faccia che a sentire la chi. Sì, non vorrei, non c'è. No, se ne va sita, ti lascia fare il cumbre, causa da pa. Scusa, e perché non da sé? Amamo perché Don Ferdinando tu la lascia. Madonna, com'è? Ti non sei allotto tu fa? Ma se no, la scuola la fa un povero Mariucci perché le numeri erano sì.
Oh, Don Ferdinando va cominciato a dire che il numero è solo morto. Il numero l'ha veduto, l'ha tenuto su. L'ha tenuto morto, non penso mica a dire. Ehi, attenzione a come parlo. Certo discorso, nada a fare. Se capisci che penso va a dire. C'è una torre, non penso a fare. Ma c'è una panzetta, nana. Sì, mo basta. Io e che parlo con Don Ferdinando. Non ho fatto mortale. Se ce lo faccio, mamma ne va, i muncia, venga a re, ti ci nutro, venga a re, venga a re. E la donna, fammi un sciogliere. Vieni a caravana, che tu mi hai ragione più me. Camon, vieni, vieni. Don Raffaele, vieni, vieni. Vieni, vieni. Ha sentito Don Raffaele, Don Concetta. Don Concetta. Ha sentito Don Raffaele, ha sentito. Ci vuole pazienza, io conosco bene il carattere di Don Ferdinando. Lui si farebbe uccidere pur di non ammettere di aver sbagliato. Prodigo, cuore d'oro, tutto per la famiglia. Però perdonatemi, anche un po' capatosta e testardo. Vedrete che gli parlerò io e tutto sistemerà. Ma speriamo. Io per questo, Don Raffaele, vi ho incomodato. Lo so, lo so. Perché so che di voi tiene soggezione e lo ascolterà. Lo so che mi ascolterà. Padre? Volete bere? Certamente. Ma dopo prezzo con te? Lo so, troppo, è capatosta. Piove! Sempre comita, Donna Concetta! Buona. Io tengo questa bottiglia d'anice solo per voi. So che vi piace! Lo so, ma non voglio abusarne! Nupi! Solo quando mi trovo da queste parti! Oggi che Don Raffaele! Perché se non fa male! Ciao, do che questo mi assombrio che dovrò fare. Metti da parte, eh? Che non mi piace. Mettite, vabbè, ci si fa cadere. E non vale così, Stella. Creatura benedetta, tu sei tanto intelligente. Io lo conosco meglio di lei, mio padre. Si ha detto che il biglietto a Mario non lo darà. Di sicuro non lo farà. Senti, Stella, io conosco bene il carattere di Don Ferdinando. Ti ho detto che vi parlerò io e restituirà la giocata al suo legittimo proprietario. Sì. Però dobbiamo usare una tattica. Voilà. Innanzitutto non dobbiamo irritarlo. E poi non dovete rivolgervi più la parola. E vedete che sarà lui stesso a ritornare sull'argomento. Se mi hanno chiamato per la parte, se mi chiamo, No. Se mi chiamo per la parte. Papà, da bugiacche? Sicuramente, Don Ferdinando, mi trovavo da queste parti e ho detto quasi quasi vado a bere un bicchiere di acqua e anice. Da Donna Concetta. Se mi chiamo qui, se la fai, se mi chiamo. No. Beh, se mi sono uscito una... Don Raffaele, tutto per piaccia. L'altra sera sono venuta alla messa. Dimmi. Che bella predica che ti hai fatto. Ma avete fatto piangere. Oh, sì. Pure Stellina piangeva. No, perché stava piangevano tutti. Io me lo farò. E voi, una foto del forno da fare. Donna Concetta, devo dire la verità, in parrocchia mi vogliono tutti bene. Anche perché io non parlo difficile. Io parlo molto semplice. Non parlo mica in latino io. Buona Peppa! Io racconto i paterelli, le storielle dei santi. Ultimamente sto avendo grande successo con la storia di San Isidoro, protettore dei contadini. Ti sto raccontando dei grandi festeggiamenti, delle luminarie, della benedizione della mondana, dell'accensione dei cieli. Allora, allora, zia! Mario Cacca! Venite giusto un momento! Che peccato, Don Raffaele, io non c'entro. Venerdì dovete venire che parlerò di San Agostino. Ma c'è qua, ma c'è. E ce l'ho, padre? Cia!
Sant'Agostino! Oh, scusa, non la fai, no, Mario Cacca, se ne induce, non la fai, scusa. Ti mando tanzale, tutto male. O vuoi chiedere la squadra, o dai! Pizz, non è! Ehi! Ehi! Se ci ho bandito, Mariuccio, ha detto che non è tutto un giaccio, perché si l'attende a stare lì. Ah! E ce l'ho dentro, tu vuoi dietro la squadra? Beh, ciao, Mario! Te lo guardo 100 paolo! Ah, e ce l'ho fatto solo! Ma perché? Lo so, sono signore! Salvo! Salvo! Mi hanno raccontato il fatto, non lo fai? Sinceramente, mi hanno accennato solo qualcosa. Lo so, sono buono. E non ne... Ma la squadra l'ha fatto Mario, pupizzo sì! Tita, restaci! Resta, dai tu sulla stecchia! Calmi, siamo calmi. Esci dalla buca! Non ci stai! Com'è? E dite alla segretaria, da fammelo da dopo! Per la segretaria, se crede! Prima che mi avevo d'urgenza, un'urgenza in show! È meglio che io vada di là, permettete da fare non mare così Stella, non mare così. Dai, io ce la c'ho la testa. Permettete da Raffaele. Come se ci stesse uno. Ah, ma, vedo la come se dai, io. Vedi, ho pacoi. Faccia la io. Sto merdinando. Si uscì dalla buco. C'è, ma parau. Io stai ad aspettare d'oggi. Usted che l'aspettate d'oggi. I pozzapaglio ce l'ho da duccio, la buco. Ce l'ho la duccio, come stare da caffè. I stare a fede tutto, va bene a papà. Iccia. Mario Cacac, i che bagna. Iccia, so chi schema. Rodolzo, come chiedi? Sta calma. Sì, non mi dina da che cam si adduci, a che casa giù. Ma mi por proprio che se ne abbia per fesci e da gabendo guagnito. Che se non ha potuto uccidere, direi, e ne mangio. Ci vuole appressare male. E allora mi ha fatto preciso. Mi ha fatto preciso. Intanto non sa con come avesse per cieli. E poi mi ha spentato la pizza. In gallotto per cendè. Ma gli aveva riuscito a parare. Ma basta, me. Basta braio! Margherita! Bella! Bella! Che sta Toni noi! Bella! Devi trovare a mandare Margherita! Allora, Don Bellina, pins e pins e bull, io m'ombre vac, però non so me come avesse piacere, No, non lo fare! Me che stai più signorina, non lo fare! Ferdinando! Almeno, dimmi! L'avvocato Vito Scanava! Ah, un po' tra! Ecco l'avvocato. Adesso vedremo chi ha ragione. Il signor Ferdinando Quattrocchi? Sì, sono io. Piacere. Il nostro comune amico mi ha parlato molto di voi. Sì. So che, se volete, so che siete stati a casa mia, ma io non c'ero. Di che si tratta? Adesso vi spiego. Io, Ferdinando, va, chi si pesce? Ti va in sé, carreggia da solo. Don Raffaele, il parroco della parrocchia, l'avvocato Vito Scanavacca. Onorato veramente, fortunato. Fortunato così. Sono io di averla conosciuta. Ma per te. La vostra parrocchia, sicuro che la conosco. Lì si è sposata la buon'anima di mia nonna. Noi in famiglia abbiamo avuto due preti e un canonico. Da piccolo fu educato in seminario. Già. Mio padre voleva per forza che facessi il prete. Ah, se l'avessi fatto. I preti stanno bene. Votati, ma stai tenendo. No. Dove Ferdinando? È la realtà. Ma io già facevo l'amore con l'attuale mia moglie. No. E che ti fa qua te? Dalla quale adesso mi sono separato totalmente. Ma tu disgraziato. Ogni tanto mi fa vedere mia figlia, ma io ho sempre da fare. Ti si dà affetto. Ed ora faccio l'avvocato. Del resto c'è sempre un'affinità. Io assisto i vivi, mentre voi assistete i morti. Veramente non è proprio così. Il nostro primo compito è quello di assistere i vivi e di confortare gli moribondi quando l'avvocato se la squaglia. Dunque, Don Ferdinando, io sono tutto per voi. Accomodatevi. Beh, si tratta di una truffa bene buona. Io ho vinto una quaterna di 4 milioni
con i quattro numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Cacace. E il biglietto vincente ce l'ho io. Ma il padre del signore... Raffaele, scusate, fatemi finire. Mette un pezzo come un potrezzone. Non mi fai parlare. Ora, questo Mario Cacace dice che il biglietto è suo. E la vincita aspetta lui. E vorrebbe dare a me 100.000 lire. Omos, gli da banca. E voi non volate? No, e sciavamo lei. Questo Mario Cacace deve essere senza dubbio pazzo. Iapa. Il biglietto ce l'avete voi, giusto? Sì, sì. Allora ritirate il premio e chi si è visto? Sì. No, perché si è appunto al corpo mi chiede, infine. Dottor Figliere, la scuotiere, un pizzio. Invece l'ha giocato con i vostri soldi. No, la scuotiere. E allora? Ma l'onore non è tata. Alla presente ci c'è un tabacchè. Ah, ho capito. Allora l'ha giocato lui con i vostri soldi. No, la scuotiere, un pizzio. Oh, è giusto. Vedete, signor Ferdinando, così ad occhio e croce io non posso darvi un parere preciso. Preferisco studiare la cosa nei minimi particolari. No. A quanto pare il biglietto non è stato giocato neanche in società. No, perché pareva che tra voi e Mario Cacace non ci stava alcuna intesa. Ma siccome egli vorrebbe riconoscervi un premio di 100.000 lire, penso che qualcosa. Se come voi dite questi numeri sono stati dati alla presenza di un testimone, qualche diritto potrebbe accamparlo. Voi seguite la vostra strada, ritirate i 4 milioni e se questo Mario Cacace dovesse agire legalmente, noi chiameremo in causa questo Don Ciccio Tabaccaio. Ma non è possibile, Don Ciccio non può venire a testimoniare. Voi scherzate, non si può rifiutare minimamente. Lo facciamo venire accompagnato dai carabinieri. Ma Ciccio, sei muto! Ciccio! È morto! Sì. Allora, vostro padre! Stiamo pur per la tavola! Aspettate, ma da quanto tempo? A tavola di anni! E Ciccio ha avuto bacchetta da 18 anni! Ma scusate, il biglietto in questione quando è stato visto? Santa passò! E allora com'è possibile che vostro padre ha dato i famosi numeri a Mario Cacace? Mario Cacace ha sognato il padre di Don Ferdinando, il quale ha dato 4 numeri in presenza di Don Ciccio il tabaccaio, anche egli defunto a suo tempo. Allora il sogno di Mario Cacace? Perché Mario Cacace gli avrò la cosa, gli avete più per te. I caio a sabato, caio di bro. E mi riba da te doi. Io che la cosa, lo a sabato, perché mi faccio impressione. Allora la porvamo da te. Se credevi da te, manda che la campa. L'altra virtù che non lì, tra Giustevio, ma Steve Cacace, un picchi ba. Tanto quel che adesso mi sugo da stinne, a tamma mettiamo in sé, ad exe mre, il pozzo di mostrelli, tratta ma cacace, lo potevo da, e me il pome, lo potevo da, da per te, alla cicra, E a me questa tesi sembra molto sballata. Che cosa vado a raccontare al giudice e al tribunale? Catete. Vostro padre, buonanima, è andato in sogno a Mario Cacace, il quale le ha dato 4 numeri, quindi rispettiamo la volontà del defunto, che poi, a quanto pare, ha voluto dare anche un po' di agiatezza a vostra figlia Stella, che con Mario Cacace si ama per un matrimonio. Aspettate, ditemi una cosa, la buonanima, l'avete detto voi, no? La buonanima è apparso in sogno a Mario Cacace e gli ha dati i numeri che sono usciti. Sì. È vero? Sì, certo. E già che ci troviamo a parlare di anime, ne possiamo parlare seriamente perché voi ne siete conoscitore? Don Ferdinando, conoscitore io. Io faccio il parroco, mica faccio il cantoniere. A ogni modo, mi potete spiegare una cosa? Voi sapete, se io faccio mancare, mai mancare, le candele, illumino davanti alla nicchia di mio padre. Voi sapete che ogni venerdì vado al Camposano e ci vogliono 500 lire per il taxi per l'andata e 500 lire per il ritorno. Mettiamoci 200-300 lire di fiori e sono quasi 1200 lire.
4 messe al mese. Come da paghe, a 1200 lire ogni volta, sono 4800 lire. Da quando mio padre è morto, io non me lo sono mai dimenticato. E fate bene, don Verdinà, io ho sempre lodato il vostro atteggiamento nei confronti di vostro padre. Oggi Menardo, sono 1200 lire, sono 4800 lire romani, sono 8500 lire, sono 5600 lire romani. Ma a sto quando tanto c'è dentro una caca, ma sto uno che l'ho di là, esiste? Una! Certo che esiste, don Ferdinando, e non dovete metterlo in dubbio! E allora, giuspe, 5600 euro mais, per cannare, fio in messa, adattando, e gli adattiamo la buona, della fortuna a seguire 4 milioni a nostra! Boh, facciate passare, ma io dovrò fare? Io posso giustificare a salire, perché siccome a morte, io non avrei voluto un vero, di questa pacca ma viva tra sro. In caso mi dà da attendere a questa no, ma ce l'ha fatta apposta, ha fatto un sbaglio imperdonabile. Che è la sua idea? A macapuccia è stato fatto in malafede da parte di un uomo. Mamma da rispondere a fare. Non ti sembra io là? Di ciò, di che cose mi devi imbrogliare? A me è sembrato un pazzo. Io pazzo dipendi. Ci segnai poi, dammi della spiegazione. Le messe, caro Don Ferdinando, vengono celebrate il suffragio del caro estinto, ma non è consentito farne una speculazione. Anzi, se è per questo motivo che osate ordinarmele, vi dico sì da subito che non lo celebro più. Ah, e poi, scusate che per una messa che alla fine costa solo 200 lire si pretendesse di guadagnare una somma di 4 milioni. Non ci sarebbe paragone. E poi, che c'entra l'anima in questa meschinità? Mario Cacà ci ha sognato e i numeri sono frutto della fantasia. Aspetta. Ho sentito che l'hanno data a macchina sulla cacca, ma la fantasia, cioè se era città io non la fa. Ferdinà, è sempre la fantasia che lavora. E la fantasia, ciò, no. Don Ferdinà, la fantasia non è altro che residuo di immagine che continua a vivere nel nostro subconsciente durante il sonno. Ma te vieni, ma non ti si chiede. Allora il mondo della mia campanella è pronto. Don Ferdinà, cosa volete da me? Io sono un umile servo del mistero. Ah. Che si può definire con una sola parola. Dice qual è la parola? Mistero. Ah, prendere giù. Sentite! Ma io non posso portare in tribunale l'anima di vostro padre, il mistero e la fantasia. Ma suscita cappe! Ma questo è io. In tribunale bisogna portare documenti importanti e carta bollata. Voi avrete tutte le ragioni possibili, ma il giudice non può correre dietro al mistero dell'anima. Ci lo fa. Io vi consiglio di restituire il biglietto al legittimo proprietario e di accettare le 100.000 lire che vi sono state offerte. E con questo me ne vado perché ho da fare. Regolatevi come meglio vi pare. Con permesso, padre, i miei rispetti. Don Ferdinando, in tribunale bisogna portare carta bollata. Ecco, ma lo sa sì. Non c'è niente da fare. Ma io pago tasse. Che significa? Pure io le pago. Volevo dire, non so tutte le Don Ferdinando, in tribunale bisogna portare carta bollata.